Sindaco Maragno, non si abbassa la guardia su Via Ariosto dopo gli sgomberi. Ieri è arrivata questa notizia del ritrovamento di droga sotto un terreno adiacente alle abitazioni di Via Ariosto. Sì, è stata una constatazione, un'intuizione delle forze di polizia che sono riuscite ad individuare questo involucro, e questo comunque getta ancora delle ombre più inquietanti su quello che era il quotidiano all'interno del ghetto di Via Ariosto. Noi stiamo continuando ad andare avanti con le operazioni di pulizia e di ripristino dell'intera area. Ieri abbiamo incontrato i proprietari degli immobili, ai quali abbiamo intimato di procedere immediatamente alla messa in sicurezza degli stessi per riportare quel decoro necessario in una delle zone più belle e più importanti della città. Già nell'immediato i benefici si sono avvertiti, adesso bisogna rientrare nella normalità e riportare in luce quelli che sono i vantaggi di quell'area, di quella zona, cominciando a dimenticare quelle che sono le pagine buie della storia di questa città. C'è poi però anche il problema di tante persone, anche oneste, di alcune persone oneste che vivevano in quelle case e che sono rimaste praticamente senza più un alloggio. Ma io non direi questo, perché alla fine tutti quanti hanno trovato ospitalità presso amici e parenti, erano consapevoli che da 6 mesi a questa parte che c'era un'ordinanza, che sarebbero andati via. Anche il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura gli aveva intimato di lasciare gli immobili entro la prima decade di maggio. Loro hanno voluto portare avanti questo braccio di ferro insensato e immotivato, e si è arrivati ad uno sgombero forzoso, ma la realtà è che comunque loro erano già pronti, perché erano consapevoli che avrebbero dovuto abbandonare quegli immobili fatiscenti.